Si tratta di un movimento pittorico italiano che deriva il suo nome da una definizione del critico Leonardo Borgese, che in una recensione del 1935 coglieva in alcuni giovani artisti la predilezione per una pittura chiara, quasi tendente al bianco. Alcuni dei suoi rappresentanti si confrontarono anche con la pittura monumentale, realizzando affreschi. Ne furono protagonisti Angelo Del Bon, Francesco De Rocchi, Umberto Lilloni, Adriano Spilimbergo, Cristoforo De Amicis, influenzati dal critico Edoardo Persico e stimolati dalla ricerca di Renato Birolli, artista sotto alcuni aspetti a loro vicino. Questo movimento è nato intorno al 1930 circa. È un movimento nato in ambito milanese, dal 1939 diventò punto d'incontro per i chiaristi e per i critici loro sostenitori la Galleria dell'Annunciata, aperta a Milano nello stesso anno da Bruno Grossetti. Gli artisti del chiarismo si opposero a quanto portato avanti dal movimento Novecento, definendo un nuovo stile caratterizzato dallo schiarirsi della tavolozza e dall'uso del colore e del disegno in funzione antiplastica. Anche per quanto riguarda i soggetti, si allontanarono da quelli più cari al filone novecentista, delineando figure riprese dalla realtà quotidiana, che sembrano spesso trasposte in una dimensione silenziosa e sospesa. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!